papà. Che cose straordinarie. La Francia è il nostro rivale numero uno da Vittoria 3. All'inizio era la nostra via rivale, adesso non so se è ancora rivale. Non abbiamo più cagato un po' di tempo. Sì, no, su Vittoria 3 la Francia ci siamo veramente inculati di striscia. Ne abbiamo fatto qualche guerretta, Il forse. palcoscenico l'ha preso solamente la Baviera, i nostri cuori gonfi d'odio. Sì, esatto. Discord il secondo capitolo. Oddio! Così, stai attento che ti distruggo, eh? Fai molta attenzione. Qua. Io vorrei il podcast, però. C'ho l'esercito che sta buono un attimo per poter fare poi lo Lo Ah, porteremo, parleremo di dispiace, tantissime cose. Christian. Buona Chiamata di serata. Cavina. Siamo Buona veramente. serata, buonanotte. Ciao Christian. Ciao Come Christian. addio. Addio. Sempre siete Vai, dato. partito fascista. Il netto fare della Francia va conquistata per far tornare come province romane. Eh beh, Esatto. certo. Francia è l'unico degli ultimi problemi. Ma qui non c'è l'impero romano, quindi è una provincia del Era Mediterraneo. Mediterraneo. Provincia mediterranea. Arriverà il momento Arriverà il momento di di giocare la recuperare Francia. le province dell'impero e anche di giocare. Ragazzi, ma avete, cioè, vi abbiamo proposto una cosa spettacolare su YouTube e per pochi voti non ha vinto. Veramente pochissimi, mancavano tipo 2 o 3 di distanza. Sì, 2 o 3 mila. Vabbè, ma voi, Pochi ma voti. guarda, lei è un Avete fine perso economista che non sa contare. vistosamente. Sì, ma perché c'è stata una propaganda e dei brogli mostruosi, Quale propaganda? palesati Quali proprio. brogli? Buonanotte a chi va? Ciao Nikita deve mettere. Cristiano. Notte Lang, notte Sparrow. No, sta No, peccato che ma sia stato che saluta a tutti, signor Alkir. Chiudiamo? Andiamo via? No, hanno scritto che. Allora, vabbè, salutavano il buon Cristian. Per la stanza ci dobbiamo pensare, perché stiamo rivoluzionando un po' il disco. Metta un po' di navi a bucare la flotta francese, va? Allora, quella parte va a sbarcare. Lì abbiamo Guarda lì, buttato. 1,67 miliardi. Mediterraneo e Roma sono un po' così diversi? Beh, la nostra Eh espansione direi certo, che non ha confronto, la noi siamo situazione nel mondo. partiti da Benevento, abbiamo la capitale a È partito Palermo. tutto da un Roma, insulto, quindi direi Roma è pure. una città come tante in questo run. Neanche Siamo tanto migliori. l'antimo, poco. Siamo migliori, i francesi non possono nulla. Dov'è la Il vostra Papa ha magia? dato Eh del Criceto al nostro padre, da lì no. è Sì, accaduto. non gli è bastato. Tra l'altro, tutto quello era il rancore da quando l'ultima volta era stato Rapito e catturato torturato. No, torturato mai, non è mai torturato il Papa, abbiamo solo rapito. Volevamo che diventasse un boia, ma non ci è voluto diventare. Sarebbe stato un capolavoro. Capolavoro geopolitico. Poi ci Mamma mia. siamo vestiti da lui, è stato bellissimo. È vero, siamo Abbiamo fatto vestiti le da sue Papa. veci. Che Mission Impossible levati Eccolo, proprio. lo sbarco, lo sbarco. Arrace puttane. Nulla Eccolo. posso. E Direi vabbè, dai. Madonna. Che stanno con le disperito, pezze Madonna. Direi Madonna, Madonna. Sbarcare con i carri armati, però è proprio Ma da perché erano ancora cialtroni. schierati gli olifanti loro? Adesso arrivano con gli olifanti e le truppe di Yardrim. I carri che vengono guidati dagli elefanti. Vai, palmieri. Palmieri avanza indisturbato. No, Mira, senza fare scusa, non fronte ritorniamo sbagliato. per L'ha fatta. Sì, consiglio, ritorna con super tutto il consiglio disastro. dei ministeri. Esatto. Soprattutto penso ai ministeri. Come sempre ci sarà il popolo Mamma che ci mia. aiuterà. L'Austro-Ungheria Mamma. purtroppo non è che tanto giocabile il Ma qualcuno si era ministeriale. trasformato in Super Saiyan, che ho visto una cosa già. Sì, esatto. Hanno liberato Laura. E vinciamo. Sì, praticamente ognuno di noi avrà un dipartimento, un ministero. E preparatevi. Riesce a fare P.
Fotografie mediterraneo mediterraneo. Noi siamo legittimi. Quanti sono sui confronti francesi? 700. Hanno mobilitato tutto quello che c'erano da mobilitare. Abbiamo vinto, tra l'altro. Stiamo avanzando dalle Alpi, proprio dei passi. Sì, sì, coi carri armati. Siamo tra facendo i trafori per passare. Che già in orizzontale andavano a 10. E ma vado in retromarcia, come se... Vabbè, il Raj Putana ci prova. Tipo Monte Blade, col cavallo. Esatto, bravo. No, figurati, la Francia rimarrà là a picchiare. Oh, attenzione, il combattimento francese-messicano è lì, messicano. Sì, sì, sì. Ma i nostri convogli là li ha messi a picchiarli? Io ho messo qua a far danni. Ah, non preferito. Il Vernissi su Earth of Fire non probabilmente lascerà la parte del fine economista e diventerà il fine ammirato. Signor Verni, torni in Epiro? Torni in Epiro? Questo è ottimo. Non vedo più una sega, non mi si vede niente, nulla, tutto. Nulla. No, ho svegliato su Discord. È quello che si meriterebbe. Intanto che carica, signor Bernizzi, ci dicono che per l'Austro-Ungheria ministeriale lei si meriterebbe proprio la Marina Austro-Ungarica, è proprio ottimo per lei. Metterebbe il portaerei nel Danubio per invadere la Romania. Aerei, infatti, questa immagine. Ma le ha messe? Le ha dispiegate? Sì, sì, ho già dispiegato tutto. Vabbè, ma magari c'hanno quelle come top. Alla fine quante ne hanno messe? 3 immagini. Oh, non lo so. Sì, i velieri, le prime, quelle corazzate, le strambe lì. Ma facciamo subito. Noi vediamo dei pixel mentre ho visto. Io sto guardando un quadro di Pollock, praticamente. Sì, esatto. Ho visto un'esplosione, però l'ho vista, l'ho percepita. No, sì, è scarsa le vibrazioni dell'esplosione. Questa mi sa che la perdiamo. La perdiamo questa. Ah, è un peccato. Questa live si vede da vicino o da lontano. E questa. E queste sono giubbotte. Le corazzate le sta facendo? E dai, Romano. Che hai tolto con le stagioni? Ho cliccato a caso. Non lo so. Che c'ho il push to talk sul mouse e cliccando ho cancellato un commento di sparo. Mi scusi. Guarda caso che guardava la Marina d'Austria. Ah, era quello anche... Tortellini e la Paolo Vernizzi. Ecco, lo ricaccio che così. Ok, l'ha rimesso. Fair play per Black. Sì, alle volte misclicco. So che non ci credete, ma è successo che ho miscliccato una volta. C'è fondato una sola volta. E che impero. Signori, il Rasputana ha capitolato e adesso rimane solo la Francia. Vogliamo gli elefanti da guerra del Rasputana. Ma lei la Francia non ha messo niente, signor Vene, stiamo facendo morire uomini per nulla. Sì, mi sono scordato. È caldo. Milioni di morti e la sua risposta è me so scordato. Ma guarda, solo l'idea di aver ucciso i francesi dovrebbe essere già... soddisfacente. Mostro, sì. Signori, il 15 gennaio 1935, ultimo anno. Attenzione. Ultimo anno, prepariamoci a stappare le bottiglie di Bucco di Bagnolino in onore di Vernizzi, che comunque attenzione, nonostante tutto siamo in inferiorità numerica, ma gli stiamo comunque picchiando male. Onore a Vernizzi che nonostante tutto è riuscito a giocare e avere noi come vocine sottofondo e voi come commenti, quindi bravo Vernizzi. Mi spiace per la qualità della live. Vabbè, ma quello io perché sei scarso. La qualità del governo invece, però vabbè, ammette le colpe che si sente. Vai dire l'India, Vernizzi? L'India abbiamo vinto. E vediamo questi territori acquisiti. Bello. Quello è il posto più inutile che c'è su Earth of Fire. Darà solo problemi.
Sì, esatto. Sul cuore di ferro. Ah, abbiamo battuto solo 1156 convogli francesi nel Golfo di Biscaglia. Vabbè, anche loro ce ne hanno altri 1100. Ne abbiamo affondati altri 1194. Che vengono fuori, non ci vinceranno mai più. Difendere. E stiamo vincendo, eh. Ma Leon lì che com'è? È indipendente? Sì, sì. Leon sta là, ha fatto la sua partita con una regione sola, è il Liechtenstein iberico. Ma quali... cosa ha chiesto la Francia? Ah, ci aveva chiesto a noi di aprire il mercato messicano. E io mi sono dimenticato di operazioni. Ok, quindi anche se dovessimo perdere comunque un vecchio massimo, e voilà. Nessuno. Però capito. Ha perso, ha fatto la figura di merda. Così esatto, ha dimostrato che nella politica, beh, signori, internazionale 21 di qualità della vita, 21 di qualità della vita, anche della live, 21. Vediamo il ceto più basso, come se la vive? Cioè, mangia l'agosto tutti i giorni, mangia, vero? 12 come minimo atteso. Sei un po' appiattita la tra ceto alto e ceto basso, dico, sei un po' appiattita, prima era molto più netta. Più netta la differenza. Qua si sta bene tutti. Si stavano molto Oh, quella è una curva che mi piace. Vedere, le spese maggiori del ceto basso, quali sono? L'Italia? Il legno sarà. Impero costituzionale degli industriali. Impero, poi. C'è quella lettera. Ti hanno invitato a Hogwarts. Lo difensivo con Gerusalemme. Se ti fanno togliere le robe, noi rimaniamo così, cioè. È morto Rusica, no? No! Ho fino alla fine. Non Rusica, non Rusica. Cioè, il fegato che era 8 quintali. Esatto. Ma mi fa il focus su quella zona tra Baviera, Francia, Lotaringia e Mediterraneo? Scandalum Devoto, che è? Zede? Quell'angolino lì, quello spettacolo. Dove sta andando? Giù, no, Baviera e Francia. Quello lì, quel pezzo di, vai giù, zoom in quell'angolino misto lì che c'è un pezzo di tutti. È un pezzo della Lotaringia, poi un pezzo della Francia, un pezzo di... Madonna. È un puzzle. Quello è ereditato da Crusader Kings, che si ereditavano i ducati a cazzo di merda. E noi quattro avremo un prete. Comunque, signori, nessuno gli aveva dato 2 lire, ma la Prussia c'è. La Prussia c'è, è sopravvissuta, incredibile. Tanto, chi c'è su? Vernizzi Kamien, un ducato costituzionale. Li vedremo tutti. Di cultura italiana del nord, saranno contenti là. E li vedremo tutti nella Battle Royale di Earth of Iron, li vedremo tutti quanti loro. Mamma mia, come ci dimentichiamo di fare questi soprusi, questo sistema di guerra. Dobbiamo vedere che quante si salvino giusti i territori. Ah sì. Quante bombe atomiche. Spero comincia, che di guerra se peggiano. Io spero di non aspettare il 44-45 prima di... Effettivamente quella è la noia, effettivamente, che dobbiamo aspettare tanto. Io voglio nuclearizzare Monaco. Praga, la Prussia due volte. Noi ci dissociamo dalla follia di Venezia. Comunque è una follia che la Baviera sia rimasta un impero, una monarchia assoluta, e non abbia avuto nessuna rottura di cazzo. Sì. Oddio, quello che sappiamo noi, magari all'interno ne ha avuto, dirò. No, non hanno mai avuto grossi problemi. L'Estonia è rimasta tre palle. Sì. Ah, bravo, guarda che il cagatai. Il movimento capitalista. Ma andate a cagare. Cagatai. Era tutto a destra. Vai a destra, Verni. E qua, stanno benissimo loro.
Siamo in Ita. Ah, no, ma ti ricordi che... è un maestro Jedi. Esatto. Le Murad. Impoverito. Appena raggiunto i 20 di pilla. Ma che picco ha avuto? Ha disegnato un pisello? Ma guardiamo invece la grande, la grande madre Russia come sarà composta da un disastro. Siamo a dicembre, sta quasi per terminare. Sarà composta da Kiev, Omsk, Siberia, Kagatai. Eh sì, sarà un Uva, un pezzo di Ming. Si unirà? No. No, no, non si unisce. A meno che c'è qualcuno che gli parte lo schizzo e vuole fare la run per unire la Russia. Ma... stiamo per stappare, attenzione. Preparate tutte le bottiglie. Preparatevi. Guarda, poi chiunque voglia ripercorrere i nostri cammini può comprare i salvataggi delle varie partite per riprovare. E poi metterle nel cestino. Ah, grandissimo! Oh, nessuno fa pause. Game over. Come game over? Abbiamo perso. Ah, è finita. Allora, vediamo. Continuare a giocare, però. Giocare, hai visto qual è lo scopo del gioco? Ecco. Per i grafici. Arrivare vivo, in fondo. Generale vita medio, popolazione, abbiamo 430. Peccato che io non vedo un cazzo. Oh, ma per pochissimo! Cosa? No, pochissimo. È arrivato come osservatore, non come giocatore? È perché basta. Salviamo, fai un bel salvataggio. Anzi, no, non salvare, lascia stare. Aspetta, lo salviamo dopo. Come? Fammi vedere un attimo. E va bene, ragazzi. Siamo arrivati in fondo. È cambiato il re. C'è Pavle. È arrivato Pavle. Ma anche sempre con Nassau. Eh sì, è arrivato Giustino. Per prete. Mamma mia. Ah, che bella classe di gente giovane, hai visto? Dammi salvataggi per il meme. Per il meme. Per il meme lo facciamo volentieri. Vediamo un po' magari dove metterli. Quando è il tuo compleanno, Sparrow? Oh, siamo andati a oltranza, ma l'abbiamo finita. Sì. Un'ora dopo. Un'ora dopo, vabbè. Colpa delle pause, delle pause. No, il fuso orario, proprio il fuso orario. Esatto. Ma buono, ci pensa lei, signor Archi, a fare la chiusura, che è più bravo? Mamma mia, signori, un'agonia, ma ce l'abbiamo fatta. Questa Vernizzi saga è arrivata all'anno fatidico del 1936. Una nuova era di possibilità e di guerra devastante si apre dinanzi a noi. Che dire, ce la farà l'impero mediterraneo a sopravvivere anche agli ultimi decenni del Novecento e finalmente a governare sul mondo come giustamente ci auguriamo? Lo scoprirete restando con noi nelle prossime live. E vi ricordo che potete trovare tutte le puntate della Vernizzi Saga sul nostro canale YouTube, perché le puntate di queste live sono spezzettate in puntate da mezz'ora e caricate sul nostro canale. Signori, non ho molto altro da dirvi se non meno male che siamo arrivati su Hearts of Iron, perché qui veramente adesso ci andiamo a divertire di brutto. Signori, dalla Brotherhood Italian Gaming è tutto. E per fortuna anche da Victoria 3 è tutto. Torneremo nella prossima live con il cuore dello ferro. Alla prossima! Alla prossima! Buona giornata! Ragazzi, saluto a tutti!